si chiama Cartago ed è uno dei marchi più prestigiosi del settore. Il modello è Cartago 144LE, è un motorhome lungo 6,99 m in grado di ospitare 4 adulti o, se preferite, la coppia viziata. Veniamo e andiamo a conoscerlo, anzi ve lo presento di persona dopo aver fatto una settimana in Cartago. Quello che per molti viene chiamato un sogno su quattro ruote, per alcuni ha un bellissimo marchio che si chiama Cartago. Siamo nell'Olimpo dei produttori di camper e lo siamo con un motorhome, un classico di casa Cartago, lungo 6,99 m, si chiama Cartago 144LE con letti gemelli posteriori. Un veicolo dedicato primariamente alla coppia viziata, chiamiamo così, molto esigente, oppure anche a quattro persone in cui entrambe le coppie hanno un proprio spazio per la notte. Anteriormente sopra la cabina guida un basculante di dimensioni casalinghe 190x160 e posteriormente due letti gemelli che eventualmente si possono unire generando un letto a tre piazze. Ho trascorso una settimana con Cartago, più di 1000 chilometri percorsi, e mi piace pensare di trasportarvi attraverso la telecamera le mie impressioni, quelle dell'uomo comune della strada, dell'utente, e probabilmente anche sciogliere qualche dubbio verso chi vuole ancora acquistare un veicolo di questo tipo, perché reputa che sia il veicolo migliore per la propria famiglia o per il proprio modo di fare vacanza. Cartago è possibile in questo caso noleggiarlo da Caravambacci in provincia di Pisa e ovviamente oltre a noleggiarlo anche acquistarlo. Seguitemi a bordo e scopriamo pregi e qualità di Cartago. Eccoci a bordo di Cartago. Dunque siamo io in questo momento vi sto parlando nel pezzo forte del veicolo. Inevitabilmente quando si sale su Cartago 144LE si apprezza da subito la generosità degli spazi, ma in particolar modo nella zona posteriore, quello che voi vedete diviso in due letti singoli, in realtà si possono unire generando un enorme, gigantesco letto posteriore, è la parte piatto vincente di questo motorhome. Un bagno ampissimo diviso in due zone, la doccia alla sinistra e alla destra al bagno, e una parte centrale che si può chiudere con una porta a scrigno scorrevole. Siamo a bordo di un veicolo che è 6,99 m. Mi piace però raccontarvelo da chi, come in questo caso, l'ha vissuta come sottoscritto per una settimana percorrendo 1000 chilometri in giro per il nostro bel stivale, dalla montagna al mare, alla città, alla campagna. Intanto devo dirvi, sono alcuni punti che rappresentano e identificano perfettamente il prodotto Cartago. Il primo, in assoluto, è la coibentazione. Siamo all'interno di un veicolo che tre volte su quattro non ha bisogno di essere riscaldato in una media temperatura esterna, perché veramente sia nei confronti del freddo che nei confronti del caldo è estremamente coibentato bene. Lo dico non io a voce, ma lo dice dopo che ci vivi a bordo e scopri che tutto il perimetro del letto è circondato da una canala di aria calda. Dopo che ogni vano che voi aprite, ogni vano, sia del doppio fondo, sia degli armadi, sono riscaldati. Lo dico non io, ma lo dicono i dati, come dire, numerici. Basta semplicemente entrare in una camera dove valutano le temperature o vedere i dati stessi che Cartago dichiara nelle rilevazioni e si capisce perfettamente il lavoro che è stato fatto. Non solo, lo dicono i miei piedi. Sì, quelli che voi vedete legati dalle five finger in questo momento, se io le tolgo e ho fatto 10 giorni scalzo in questo camper, i miei piedi erano caldi. Quindi non c'è miglior termometro, miglior sensore che la vostra moglie che vi dice non ho freddo ai piedi. Il secondo punto fondamentale per dire Cartago è top 10, cioè è veramente il punto di riferimento della produzione di camper, e su strada. Siamo alla guida in questo caso di un veicolo che almeno personalmente reputo il miglior veicolo finora provato, inteso su strada come stabilità, comportamento di strada, reazione davanti a un imprevisto. Pensate a un cambio improvviso di carreggiata, per esempio, in cui il camper non oscilla assolutamente. Quando voi fate un sorpasso con un
con un altro camper o con un autobus o con un camion, oppure voi stessi siete superati da un autobus, il camper rimane perfettamente lineare, non oscilla, non c'è quello schiaffo laterale che definiscono i tecnici. Tradotto in maniera più pratica, voi è più tangibile, siete alla guida e non vi spaventate perché sentite il veicolo che balla, assolutamente. Questa è una caratteristica che in primis va riconosciuta a Cartago. E poi ci sono una serie di dettagli che fanno apprezzare molto il veicolo dal punto di vista anche abitativo. Al di là dello spazio che vi ho raccontato che è in abbondanza su questo veicolo, ma soprattutto nella parte posteriore, ci sono dettagli che invece sono di qualità, come per esempio i vani che sono nascosti dentro gli scalini per salire su nel letto, uno e due. Entrambi i vani, tanto per confermare quello che vi dicevo prima, sono riscaldati, come vedete, con delle bocchette. Questo vano sotto in basso ha l'ispezione per i serbatoi. Devo dirvi anche un'altra cosa fondamentale, mi piace farvi capire e mi piace assolutamente sottolineare. Tutti i serbatoi sono riscaldati e sono posizionati in una situazione antigelo, vale a dire che tanto quello che vi ho appena fatto vedere quanto quello che è sotto questa botola è ispezionabile, che è quello di carico dell'acqua, ed è ispezionabile in questo modo. Grossa attenzione, e questo è il terzo punto fondamentale che mi piace sottolineare per Cartago, e la capacità di stivaggio. Innanzitutto ci sono gli armadi sotto i due letti gemelli. Questi armadi sono talmente grandi che io riesco a starci tranquillamente dentro. Uno è così per i capi appesi, e vi ricordo che può essere, come si legge da questa parte, sollevato, perché è così più facile poter prendere le giacche o le camicie appese, comunque i capi appesi. Oppure semplicemente per sceglierli basta alzare su e vederlo da in alto. L'armadio suddiviso con i piani, come vedete sono anche questo illuminato e sono suddivisi per tre piani, e anche questo ovviamente è riscaldato, come vi ho fatto notare già prima. Ogni singolo vano ha il suo riscaldamento. Alla sinistra vedete il locale doccia, il vano doccia con doppio scolo miscelatore e l'asta regolabile in altezza. La chiusura è in metacrilato rigido e pieghevole nella parte di chiusura, scorrevole. Il lato sinistro invece ha un'antina che è quella che permette di ripararsi di riparare questa parte di fianchetto del letto. Come vedete, la testata del letto è posizionata come se qualcuno stesse dormendo, non rimane così tutta la notte. In realtà, per ottenere il letto a dimensioni giuste, basta spingere questa parte, si va a invadere la parte della doccia e si ottiene il letto completamente lungo. Di fronte alla doccia, invece, abbiamo l'altra parte della toilette, che è composta dal lavello e dal bagno. Ci sono ben quattro vani per lo stivaggio, uno molto ampio che è sotto al lavello e tre che sono nascosti dagli specchi sopra in alto. Non ultimo, nella zona notte abbiamo ben tre oblò per la ventilazione, uno sopra il bagno, uno sopra la doccia e uno sopra i letti gemelli. Una delle caratteristiche migliori di Cartago, o forse probabilmente anche quella in cui il pensiero comune lo identifica, è l'enorme capacità di stivaggio di questi veicoli. Sono dotati di doppio pavimento e fino qua lo sarebbero anche altri veicoli, ma hanno una capacità di stivaggio, una capienza veramente grande. Come vedete, io sono stato messo e trovo lo spazio direttamente nel doppio pavimento, un po' come andare in cantina, come si suol dire. Ma poi ci sono una serie di altri dettagli che vengono apprezzati vivendo il veicolo. Se voi fate caso, tutte le cerniere, e lo vedrete anche in seguito, di pensili, di porte, di chiusure, sono tutte con la molla e sono tutte con apertura a compasso. Inoltre, io non sono più obbligato a tenere su questo vano, ma bensì il coperchio, bensì rimane su da solo. Sono piccole, grandi attenzioni che aumentano la qualità a bordo del veicolo. Di queste botole di ispezione ne troviamo ben tre lungo tutto il pavimento. Una vicino alla cucina, che è molto comoda, se voi pensate, per posizionare la classica cassa dell'acqua.
piuttosto che gli alimenti, perché è anch'essa con lo sportello con due molle registrabili, anche questo vano è riscaldato e qui ci possono stare le piccole utenze della cucina, l'acqua, l'olio, siccome la profondità è piuttosto elevata possiamo mettere anche le bottiglie di vino. La cucina però non è solo qua come stivaggio, bensì ha tantissimi altri vani, tutti con chiusura silenziata, ammortizzata, come vedete sono tutti, compreso quello del vano posate che è già suddiviso con la divisione interna per le posate e per eventuali accessori della cucina. La cosa interessante è che ora siamo nella luce diurna, ma quando io accendo la luce serale, l'illuminazione sotto il top della cucina mi illumina anche i cassetti quando io li apro. Come vedete dalla mia mano, lo vedete stessa dalle ombre, questo di sera è utile perché vi permette di vedere il contenuto dei cassetti a primo sguardo, a primo occhio. Lo stesso discorso dell'illuminazione e della comodità avviene anche nei pensili in alto. Guardate, io apro il pensile sopra la cucina, mi permette la luce del faretto di vedere esattamente il contenuto del pensile. Tutti i pensili hanno un bordino di contenimento, tutti vuol dire sia questo grande ma anche questo che è più piccolo, che è a misura di un espresso per intenderci, ha un piano interiore a metà, diciamo a mezzato, che ha il suo bordino di contenimento. In questo modo evitate di far scivolare gli eventuali oggetti contenuti nel mobiletto una volta che aprite il mobiletto. Il piano cottura invece è composto da tre fuochi e da un bellissimo frangifiamma in ghisa. I tre fuochi sono dimensionati talmente in maniera comoda che vi faccio un esempio molto pratico. Questa che è una padella piuttosto ampia e grande, posizionata in mezzo, sta esattamente, che va benissimo per grigliare o altre, posizionata in mezzo è perfettamente a suo agio. Qualcuno mi chiede anche la capacità del lavello. Allora, innanzitutto il lavello ha una particolarità di avere il miscelatore in alto, quindi vi permette di mettere la classica pentola dell'acqua, se vogliamo, o di lavarla in maniera comoda perché dalla base del lavello al rubinetto c'è un sacco di spazio, ma il lavello è anche largo, a tal punto che, come vedete, la pentola che vi facevo vedere prima, che non è di dimensioni contenute, tutt'altro, è assolutamente fatta a misura per stare in questi termini. Proseguendo nel piano cottura, qui non è presente, ma semplicemente perché è stato tolto come accessorio, ma c'è di serie, come vedete è tagliato in due parti perché è composto da due pezzi di coprilavello. Il primo, che è più grande, che viene posizionato qua e mi dà un'altra base d'appoggio, e uno più piccolino. Se io invece lascio il metà coprilavello, utilizzo questa parte più piccolina per scaricare l'acqua e questa come ulteriore base d'appoggio, oltre ovviamente la mensola che vi è lì davanti, subito dietro al lavello. Fin qua vi ho raccontato i pregi e le qualità di Cartago. Poi però c'è qualche piccolo dettaglio che magari, a mio modesto parere, andrebbe un po' migliorato e ci si accorge dopo che ci vive dentro al Cartago. Per esempio, voi vedete il letto basculante e, premesso che è di dimensioni domestiche, vale a dire 180 e 190 per 160 come esattamente a casa, e lo vedrete adesso, in cui per abbassarlo basta semplicemente spostare i sedili in avanti, farlo scattare e lui viene giù. Questa è la dimensione, è attrezzato con i faretti e l'illuminazione, mancano due cose fondamentali: l'oblò sopra il letto, perché è vero che qua c'è un oblò molto generoso ma è spostato, quindi un oblò sopra il letto, e cosa fondamentale a mio parere, quando il letto va su e sentite questo clac, occorrerebbe avere qua una cintura di sicurezza chiusura. È una questione né più né meno di pura sicurezza, anche se vogliamo di tranquillità d'animo, però qua ci vorrebbe senz'altro una chiusura, come una cintura di sicurezza che bloccasse il meccanismo. Altro punto forte nella parte della cucina è il frigo. Il frigo che permette di avere la parte freezer in alto. Una volta che io lo apro, la base del freezer è possibile staccarla e portarla nella vostra borsa frigo in spiaggia. Sono circa 140 litri di frigorifero e ha questa particolarità di funzionare in maniera automatica, scegliendo lui da solo la fonte di energia. È un veicolo, inizio video,
per la coppia viziata, per la coppia esigente. Beh, in effetti qua davanti direi che la coppia sta più che comoda, c'è un tavolo perfetto per mangiare in due. Quando si è un po' di più, quando cominciamo a essere 4 o 5, gli spazi sono un po' più giusti. In realtà dobbiamo sempre ricordare che siamo su un motorhome lungo 6,99 m, non 7,5 m, in cui la dinette potrebbe essere più ampia. E quindi direi che ragionevolmente c'è un ottimo meccanismo di spostamento del tavolo che vi permette di traslarlo in un lato o di traslarlo nell'altro o addirittura di ruotarlo, semplicemente pestando un tasto che c'è sotto il tavolo e che questo vi permette di tenerlo bloccato come meglio credete. Non da considerare assolutamente in secondo piano la capacità, anche in questo caso davanti nella parte anteriore, di stivaggio di pensili, ma anche quelli più nascosti. Guardate, se io faccio un semplice tasto scopro che sotto al letto basculante c'è un piccolo contenitore, ma anche dal lato passeggero c'è un altro contenitore in basso e ce n'è un altro in alto, sempre da premere con un semplice gesto della mano. La cabina di guida è quella che conosciamo perfettamente ormai del Ducato, e ha una sua particolarità di essere ergonomica nei tasti, voglio dire, è tutto proprio dove tu ti aspetti, è un po' come dire istintivo trovare le quattro frecce che sono in mezzo e non nascoste da qualche parte, il tasto delle quattro frecce per intenderci. Siamo all'interno del veicolo che monta, di un veicolo che monta una motorizzazione di 150 cavalli. Su strada, via lo dicevo in precedenza, il veicolo si comporta in maniera ineccepibile come tenuta e come qualità di guida. Il motore da 150 cavalli, a mio parere, è un po' troppo giusto per questo tipo di veicolo, nel senso che se si vuole qualche cavallo in più, i 180 a mio parere sono più indicati, vuoi per la stazza, vuoi per il peso, ma vuoi anche per il prestigio del veicolo. Ciò nonostante, vi devo dire che dopo 1000 km il veicolo ha un consumo di circa 10 km con un litro, però bisogna considerare che io non viaggio a pieno carico, viaggio da solo con due sole bici e pochi accessori per il campeggio. Probabilmente viaggiando a pieno carico i consumi tenderebbero a essere più elevati, cosa fondamentale a questo punto se decidete di viaggiare con un veicolo particolarmente carico, di prendere necessariamente 180 cavalli. Vi permette di avere una buona riserva di potenza, una buona riserva di ripresa anche quando siete a pieno carico. Questo non vuol dire che il 150 non abbia, come dire, i suoi numeri, non trasmetta un piacere di guida, assolutamente. Anche lui ha una ripresa e un'accelerazione che è piacevole, ma che tuttavia nella prima salita che voi incontrate il motore richiede proprio uno scalo di marcia e lì fa capire perfettamente che i 30 cavalli in più sarebbero cosa utile e fondamentale. C'è un vano dedicato esclusivamente alla televisione. Quando entrate nella parte del camper, dall'ingresso, quando entrate l'ingresso nella parte sinistra trovate, in questo caso non è stato montato, ma il pannello estraibile dove poter posizionare la televisione. Sempre Cartago ha questa buona abitudine di posizionare tutti gli interruttori della luce appena che si entra, compreso quello della regolazione dello scalino. Questa attenzione va un po' a scontrarsi con un'altra piccola debolezza. È vero che l'illuminazione è molto ben distribuita, però non è possibile gestirla in modo diffuso. Ci sono una serie di LED che scorrono in alto e sarebbero veramente la classica illuminazione ambient in un prodotto di questo tipo veramente eccezionale. Vi faccio vedere, nonostante sia luce, sia giorno, il discorso. Questo è un LED, per esempio. Come vedete, questo LED non è possibile accenderlo separatamente dai faretti. Penso che concordiate con me che se il faretto fosse spento, l'illuminazione che è così perimetrale sotto i pensili e sopra i pensili sarebbe veramente una soluzione ambient molto molto gradevole. Se è un vezzo prettamente estetico pensare di avere l'illuminazione a LED separata rispetto a quella dei faretti, come vedete da sopra i pensili, è un discorso invece prettamente oggettivo
l'assenza di prese USB all'interno di catalogo. È un veicolo di fascia alta e quindi, soprattutto nella zona posteriore dove io ho i letti e dove tutti prima di andare a letto colleghiamo il telefono, il PC, il tablet, lo utilizziamo per, come dire, come culla per la buonanotte oppure anche semplicemente un lettore ebook, ecco, non ci sono prese USB presenti, tranne nella parte anteriore, che c'è solo una davanti vicino all'auto guida dove c'è il guidatore. Ma nella parte interna del veicolo non vi sono prese USB. Questo reputo che sia un po' come la cintura di sicurezza che manca nella chiusura del basculante anteriore, due debolezze che potrebbero assolutamente essere risolte in pochissimo tempo.